La Fornarina, dipinta da Raffaello negli anni 10 del Cinquecento, è il primo esempio scelto per dimostrare come la passione sia un valore aggiunto alla pittura. Il maestro infatti ci regala un ritratto decisamente intimo e intenso, immortalando per sempre quella che in quel momento era la sua musa ispiratrice. Della passione tra Vermeer e la celeberrima ragazza con l'orecchino di perla ormai sappiamo tutto grazie a trasposizioni letterarie e cinematografiche. Eppure quello che rimane, al di là delle storie di corollario, è un volto dall'espressione unica e indecifrabile, sensuale e innocente allo stesso tempo. Caravaggio è il prototipo dell'artista passionale e turbato che nei suoi quadri ci regala un frammento del suo stato d'animo. Molto spesso poi ritrae Fillide, la sua amante e musa, nei panni di qualche santa o eroina biblica, in questo caso Santa Caterina. La bellezza di questa figura risiede anche nel fatto che è dipinta con un affetto e una venerazione quasi palpabile. Nessuno più di Toulouse-Lautrec ha saputo rappresentare la Parigi della Belle Époque. Il suo occhio attento ha avuto accesso alle camere del Moulin Rouge, ai camerini delle ballerine dell'Opéra e ai locali più scandalosi della capitale francese. Eppure uno dei suoi dipinti più intensi è un'opera poco scenografica e piuttosto intima, impregnata di una tenera passione, rara da incontrare. Parlando di Paul Gauguin, ho scelto questo quadro, ma avrei potuto citarne moltissimi altri. Dal momento che mi sto riferendo a un artista che sia nella pittura sia nelle scelte di vita è sempre stato guidato in primo luogo dalla passione. La fuga in Polinesia è in effetti una prova tangibile di questa sua irrequietezza che, mescolata alla sensibilità cromatica e spirituale, conduce a innegabili capolavori. Per Munch anche la passione nasconde i suoi demoni. Ed ecco che la sua Madonna è forse il ritratto più bello e allo stesso tempo più conturbante di questa galleria. Riproduce una bellezza forte, terribile e inarrivabile, riempie la tela di colori freddi e tratti duri, ma l'espressione del volto tradisce una sorta di riservata dolcezza. Quest'opera esprime per certi versi il trionfo del simbolismo più che dell'Art Nouveau. Giuditta è una donna pericolosa e seducente, impersonata da Adele Bloch-Bauer, la regina dei salotti viennesi fin du siècle. Si tratta di una sorta di modello femminile emancipato e sopra le righe, in sintonia in questo senso con il personaggio che impersona. Se si parla di passione, non si può che rendere omaggio a Egon Schiele. Per lui l'amore diventa spesso qualcosa di morboso e disperato per colpa di un'infanzia infelice e della sua vita che si spegne troppo presto, all'età di 28 anni. Anche questo abbraccio non ha nulla dell'armonia classica, ma allo stesso tempo riesce a coinvolgere lo spettatore come pochissimi altri quadri. Credo proprio che Amedeo Modigliani, più di tanti altri, si sia nutrito d'amore. È stato il suo modo di vivere intenso e appassionato a renderlo il genio imperituro che è. Quindi questo quadro è un modo per rendere omaggio alla sua bravura e alla freschezza dei suoi dipinti. Per Salvador Dalì anche il piacere e le tentazioni diventano surreali. Nei suoi sogni il desiderio per una donna si mescola ad elefanti da circo e ad animali feroci, in una visione dai colori pastello e dall'atmosfera, nonostante tutto, rilassata e sensuale.